Abbiamo inaugurato insieme al sindaco e tutta la scuola la rotatoria di Sant'Orso davanti alla scuola. È il coronamento di un progetto che nasce da lontano, da 4-5 anni fa, col quartiere Maggiore di Bambino. L'hanno ideata, disegnata e anche realizzata in questi giorni con i colori. Presenta un mandala che hanno progettato e disegnato i bambini 3 o 4 anni fa ed è la sintesi di diverse classi che hanno lavorato su questo, con la finalità di raggiungere lo star bene insieme e anche il benessere dei bambini che vivono in questa zona. Grazie alla collaborazione dell'associazione di quartiere che ci ha aiutato a predisporre tutta la realizzazione. Oltre a questa rotatoria, che speriamo diventi un segno distintivo anche di qualità del quartiere, i bambini stamattina sono tornati a piedi ad andare a scuola da soli e con l'aiuto della polizia locale, di tutto il quartiere, degli insegnanti, dei genitori, e vorremmo proprio che questa diventasse un'abitudine permanente. Per questo abbiamo bisogno di tutta la collaborazione di chi abita nel quartiere, di tutti gli automobilisti, ed è un bel risultato. Abbiamo ripreso dopo la pandemia, abbiamo rifatto tutto il percorso educativo perché i bambini sono tutti nuovi rispetto a 3 anni fa, no? Quindi speriamo però che questo lascia un segnale forte all'interno dentro i bambini per adottare sempre modi di mobilità sostenibile. In questo momento i bambini, oltre ad aver fatto il percorso casa scuola, sono al centro commerciale a consegnare un adesivo a tutti i negozi che si sono detti disponibili ad aiutarli in questa loro esperienza di autonomia. I bambini danno vivacità al quartiere e tutte queste cose insieme sicuramente renderanno più vivibile, più accogliente, più allegro e vivace questo quartiere, compresa la nostra nuova rotatoria.